Salve a tutti, sono la patata. Tutti mi conoscono molto bene come alimento sulle tavole, sotto forma di patatine, purè e crocchette, ma pochi conoscono la mia storia. Io vengo dal lontano Perù e sono arrivata in Europa sulle navi spagnole intorno al XVI secolo, il 1500. Che viaggio, cari ascoltatori! Certo, non erano le accoglienti navi da crociera delle vostre vacanze. Sapete poi come sono arrivata qui, sulle vostre montagne del Piemonte? Sono giunta in Ossola e precisamente in Val di Gezzo, se ben ricordo, tra il 1700 e il 1800, introdotta da una gentile signora, una tale Caterina Pollini, che aveva imparato la mia coltivazione pare a Savigliano, in provincia di Cuneo. Pensate che mi abbiano subito accolta a braccia aperte? Non proprio. La mia è una storia comune a quella di tanti emigranti che arrivano oggi nel vostro paese. All'inizio pensavano che io fossi velenosa perché cresco sottoterra. Addirittura qualcuno mi accusava di essere un frutto del demonio e da non crederci anche portatrice di malattie come la lebbra. Non vi dico poi i nomi buffi che mi hanno dato. Tartufolo, perché cresco sottoterra come il tartufo. Cartuflen, Cartoflen. Io a dire il vero, preferisco patata. Ma torniamo al mio arrivo in montagna. Pare che in periodi di fame o di guerra, quando il cibo era più scarso e povero del solito, qualcuno ha incominciato a mangiarmi, ma solo per non morire di fame. Hanno poi capito con il tempo che io mi adatto molto bene alle alte quote. Posso essere anche coltivata in campi in pendenza, non temo la grandine, e non sono difficile nella scelta del terreno. Cresco praticamente quasi ovunque. Per fortuna, con il passare degli anni, sono stata un po' rivalutata. Hanno provato a cuocermi in tutti i modi, al forno, bollita, arrosto, fritta e sempre con ottimi risultati. Con l'aggiunta poi di poco burro, oppure un filo d'olio, latte o panna, divento grandiosa. Insomma, ci siamo capiti. Ma non basta. Sono stata una vera e propria rivoluzionaria in cucina, altro che povera immigrata. E vi spiego questa ardita affermazione. In primo luogo, potevo nutrire tutta la famiglia con poca spesa. Poi, se mi aggiungevano nell'impasto del pane, ne aumentavo la quantità. Inoltre tutti mi potevano mangiare, dai bambini piccoli con pochi dentini agli anziani senza denti. Inoltre sono molto orgogliosa di aver contribuito a ridurre la mortalità infantile e anche a rendere più robusti grandi piccini. Addirittura pare, così scrivono molti storici, che io ho contribuito anche ad aumentare il numero di nuovi nati. Certo, avete capito bene, anche questo è stato merito mio. Infatti, la maggiore disponibilità di cibo spingeva i giovani a sposarsi prima e ad avere figli più sani e robusti. Beh, che dirvi di più? Avete visto che bei frutti ci può dare l'immigrazione? Un fantastico incontro tra cibi e culture diverse. Una vera benedizione. Ok, spero di non avervi annoiato e soprattutto mi auguro sempre di essere sulle vostre tavole. Ma ricordatevi, attenti ai metodi di cottura, ai condimenti e soprattutto alla quantità. Un saluto a tutti voi dalla vostra patata. Thank you.